quadrupede di questo periodo è la bilancia, le date indicativamente dal 23 di settembre al 22 di ottobre. Questo peloso corrisponde all'epoca, al periodo dell'equinozio d'autunno, o meglio viene collegato a questa data importante. Essendo un segno cardinale, cosa significa? Dà inizio a quella che è la stagione dell'autunno e quindi come questa stagione porterà nel suo carattere l'indole anche pacata di una stagione che ha lasciato i fasti dell'estate per entrare in una fase un po' più tranquilla, misurata, appunto equilibrata. Anche il simbolo lo dice del peloso che vedrà rappresentare nella bilancia le sue caratteristiche. Quali sono quindi? La calma, l'amore per gli altri, l'ordine, come piace a lui e quando soprattutto vuole lui. I pianeti di riferimento sono Venere e Saturno. Saturno si riferisce un po' più all'ordine, al fatto che si è entrati, come dicevo prima, alla stagione autunnale, più pacata, dove forse ci saranno anche delle responsabilità, dei compiti da portare avanti, mentre Venere esprime la bellezza e l'amore in senso universale. Questi animali saranno infatti molto portati ad amare in senso lato, amare le persone, quindi a voler socializzare, stare sempre a contatto con i bipedi, con i quadrupedi, anche la bellezza, l'arte, tutto ciò che in un animale è difficile da comprendere, ma si tradurrà con la sua passione, la sua voglia magari di girare per la città, di andare anche a fare shopping, perché no, insieme al proprio padrone, o comunque apprezzare un ambiente pieno di cose belle. La giustizia è un altro valore importante di questo segno che nell'animale bilancia farà apprezzare in modo particolare avere delle amicizie o comunque delle persone e anche degli altri animali che siano in armonia, amici e comunque vicini e dove sicuramente non ci saranno degli screzi, dei contrasti, quindi dei rapporti vissuti in maniera molto felice, anche molto appunto armoniosa. Così come il matrimonio, come le relazioni, anche tutte le gli altri rapporti e la socializzazione saranno fondamentali per renderlo appunto felice e soddisfatto, contento. Una caratteristica nell'indole di questo animale è l'indecisione. A volte il peloso della bilancia tituba, ma non tanto perché ha paura, forse sta un po' valutando se deve o non deve fare qualcosa. E quindi a volte sarà difficile per il padrone capire di lasciarlo anche calmo, tranquillo, agirà e farà quando lo vorrà lui. E sicuramente sì, va un po' spronato, però non eccessivamente, perché se punzecchiato e se anche fatto arrabbiare potrebbe generare in casa la terza guerra mondiale e quindi diventare molto ingestibile, molto anche fastidioso, il che non vogliamo assolutamente, perché l'armonia, come dicevo, è fondamentale per questo tipo di animale. Importantissimo per questo peloso della bilancia è il senso estetico, quindi sarà perfetto per questo animale magari a partecipare a qualche concorso di bellezza. Immaginatevi sicuramente anche nel caso dei cani, concorsi magari infiocchettati, toilettati, pettinati, saranno una gioia questi concorsi per questo tipo di animali che ben sopportano e tollerano questo tipo di ambienti, non lo vivono come uno stress e al tempo stesso anche magari come attività, più che lo sport, gli hobby. Questo tipo di animale è portato per hobby, non tanto per la fatica e lo stress fisico, magari un giro di shopping, come dicevamo prima, anche una passeggiata tranquilla per le vie della città, per i negozi, o in un ambiente verde particolarmente aperto, un prato, una zona tranquilla. Le sfilate, quindi la bellezza, sono anche collegati a questa importanza, se vogliamo fare un po' un regalo al nostro peloso, magari qualche oggetto di bellezza, qualche vezzo glielo possiamo anche concedere senza viziarli troppo. E a livello fisico,
mali della bilancia sono legati alla corrispondenza dei reni, della circolazione e quindi anche del fegato. Sarà importante non appesantirli con il cibo, non sono generalmente animali che mangiano molto. È importante, a base di vitamine del gruppo B e C, per integrare anche quella che è l'alimentazione, sicuramente l'acqua e, ripeto, la tranquillità li fa anche essere in armonia a livello psicofisico. Quindi è importante questo approccio olistico per la cura di questo animale. E sicuramente a livello di sport non saranno portati per degli stress e potreste però divertirli con dei giochi magari di equilibrio, dove non deve necessariamente spostarsi, ma magari deve giocare con qualche pallina piuttosto che gioco, rimanendo in un ambiente magari chiuso. Assolutamente non è fondamentale per lui avere degli spazi dove correre, dove sfogarsi e dove, diciamo, dare modo di impiegare tutte le sue energie.